L'isola dei famosi 2018, Francesco Monte nei guai, scatta la denuncia. Bufera all'isola dei famosi 2018, Francesco Monte rischia di essere cacciato via. Si complica la situazione all'isola dei famosi 2018 per Francesco Monte dopo che nel corso dell'ultima puntata in diretta la concorrente Eva Enger ha rivelato in diretta che l'ex tronista di Uomini e Donne avrebbe fatto uso di droga lì in Honduras, fumando marijuana nei giorni precedenti lo sbarco ufficiale in spiaggia. Una rivelazione scandalo, che ha ovviamente scatenato la bufera in rete e sui social, dove in moltissimi in queste ore chiedono a Mediaset di prendere dei provvedimenti immediati nei confronti del concorrente. Scoppia la bufera all'isola dei famosi dopo lo scandalo droga. La prima a schierarsi contro Francesco Monte è stata Eva Enger, la quale ha portato alla luce l'accaduto e ha chiesto subito alla padrona di casa Alessia Marcuzzi di procedere con la squalifica immediata del concorrente. Ieri pomeriggio Mediaset attraverso un comunicato stampa ufficiale ha fatto sapere di non avere intenzione di abbassare la guardia sul caso droga scoppiato all'isola e hanno fatto sapere che nelle prossime ore verrà portata avanti un'indagine con la quale si tenterà di fare chiarezza sull'accaduto e quindi di scoprire con ufficialità che il concorrente ha realmente fatto uso di droga così come ipotizzato da Eva Enger oppure no. Tuttavia in attesa delle indagini, che in queste ore Mediaset sta portando avanti con la produzione dell'Isola dei Famosi, è arrivata la denuncia shock da parte del Moige, che ha mosso ovviamente le sue critiche nei confronti della trasmissione di Canale 5. Denuncia shock contro Francesco Monte, ecco cosa rischia. Il Moige, infatti, ha usato termini molto duri nei confronti della reality show, che ha definito a dir poco volgare e hanno fatto sapere di aver presentato una denuncia ufficiale contro il concorrente e contro il reality show, che è stata presentata all'ambasciata honduregna, che si trova a Roma. Una denuncia decisamente molto grave, che adesso potrebbe avere delle gravi conseguenze per il percorso futuro di Francesco Monte all'Isola dei Famosi. Sì, perché in Honduras sono in vigore delle leggi molto dure per chi viene trovato in possesso di droga e addirittura si rischia fino a mezzogiorno anni di reclusione. Una denuncia che ovviamente Mediaset non potrà non prendere in considerazione, e che ovviamente inciderà anche sulla scelta finale del biscione circa la squalifica di Monte dal programma. Tutta la verità la scopriremo nel corso delle prossime ore e nella diretta di lunedì 5 febbraio 201.